Siamo in collegamento Skype con Francesco Carbone, che ringraziamo innanzitutto per la disponibilità. Buongiorno a tutti. Francesco, allora, non possiamo che iniziare questa intervista da questo momento particolare, dall'emergenza coronavirus. Dove e come la stai affrontando e vivendo? Ma come tutti, chiuso in casa, tra una ricetta di cucina, un aggiornamento e così, insomma, passiamo le giornate cercando di farcele pesare il meno possibile. Tu sei capitolino romano, ma in questo momento sei a Grotta a Mare, per la precisione. Sì, quando ho giocato in Ascoli ho sposato una ragazza di Ascoli, quindi abbiamo preso casa qui e ci siamo fermati qua, ovviamente. Si vive. Volendo iniziare invece ad andare un po' nel dettaglio della tua esperienza qui ad Avellino, due parentesi. La prima fu particolarmente brillante, felice, quella della stagione 2000-2001, però credo che ad anni di distanza bruci ancora per come è finita, con quella semifinale playoff col Catania che ha lasciato molto più che l'amaro in bocca. Sì, è stata un'annata bellissima con una squadra e ad oggi, se andiamo a riguardare i nomi, è eccezionale. E come hai detto tu, un pochino brucia, però ricordiamo, insomma, c'è quel girone dell'anno, squadre molto 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 attrezzate come Messina, Palermo. Eravamo una squadra molto unita sotto tutti i punti di vista, anche extra calcistica, quindi era sempre di rito, finite le partite, ritrovarci comunque la sera tutti quanti insieme a festeggiare, ed era una cosa veramente, veramente fantastica che ci ha unito fino alla fine, fino ad oggi, perché io mi sento ancora con molti di questi ragazzi, Tapuleo, Dario, insomma, con alcuni mi sento pulito, con alcuni, insomma, ogni tanto ci scambiamo qualche messaggio. Polito, avresti immaginato una carriera così brillante, un direttore sportivo emergente tra i più bravi che ci sono in Italia? Ma lui è stato sempre uno molto carismatico, quindi da lui ci si può aspettare qualsiasi cosa, che quando si pone un obiettivo cerca sempre di raggiungerlo, quindi mi stupisce che sta attaccando bene. Andando alla tua seconda esperienza ad Avellino, quella fu una stagione meno felice, 2007-2008, con l'Avellino che era già in una fase discendente, e poi nel 2009 arrivò il fallimento. Che ricordi hai di quella annata in particolare? Quella fu un'annata sciagurata, partita male già dalle prime fasi del ritiro, perché si respirava comunque un'idea pesante, c'erano molte difficoltà, cambiamo 5 allenatori, quindi è ovvio che dopo ricadde tutto un po' su noi giocatori, perché era più facile così, però c'erano veramente tanti tanti problemi. Io penso che una società debba comunque mostrare solidità sempre, cercare di preservare i suoi giocatori e dargli tutto per poter esprimere il massimo potenziale. Quell'anno c'erano veramente molte difficoltà per noi, non fu semplice. 153 presenze in Serie B, ma anche 12 in Serie A. La tua immagine WhatsApp va a immortalare un duello con Serginho. Che ricordo ti porti? Ma quello è stato sì l'apice della mia carriera, quello è stato l'anno più bello che io ricordo, insomma. Porto dentro tanti bei ricordi, ho avuto un allenatore eccezionale come Giampaolo che mi ha insegnato tanto, ho giocato con giocatori di spessore importante e anche contro giocatori di spessore importante, come hai detto appena tu, il Milan e i Serginho, Pirlo, insomma, quindi ho imparato tanto. Francesco, se dovessi tornare indietro, ci avviamo alla conclusione, qual è un rimpianto in particolare della tua carriera? Di un giocatore di una costanza di rendimento straordinaria, cosa ti è mancato per giocare in pianta stabile in A, ad esempio? Ma lì sicuramente una cosa che non ti farei più è quella di puntarmi per andare via. Quell'anno forse ho sbagliato,
perché sarei potuto rimanere. Loro volevano che io rimanessi. Non sono rimasto perché presero un allenatore che, con il quale io non ero andato molto d'accordo. E quindi, tornando indietro, forse quella scelta non la rifarei più e cercherei di mettermi a disposizione. Quindi ho pagato un po' quello che è il mio carattere. Cosa fai adesso nella vita, raccontandolo un po' a tutti i tifosi delle tue squadre? Come procede dopo che si è conclusa la tua carriera sul rettangolo verde? Ah, ho preso il patentino, come hanno fatto quasi tutti. Ho allenato 3 anni il settore giovanile dell'Ascoli, tra Peretti, giovanissimi nazionali. Adesso alleno una squadra qui vicino a casa mia, faccio anche il loro settore giovanile. Collaboro con una squadra canadese, quindi per una volta all'anno, per un paio di mesi l'anno, parto e vado in Canada a seguire questo progetto. Faccio scouting e collaboro con qualche società di Serie A e di Serie B. Quindi ecco, mi diverto ancora nel mondo del calcio finché potrò. Se vuoi mandare un messaggio ai tifosi dell'Avellino, ma in generale agli appassionati di calcio, e veicoliamo ulteriormente il messaggio di avere pazienza ancora per questa settimana, restare a casa per poi avviarci a questa fase 2. Sicuramente, come hai detto tu, in questo momento bisogna avere un po' di pazienza, quindi dobbiamo avere tutti un po' di pazienza, perché la fine di tutto questo sembra abbastanza vicina. E con la speranza di poter ritornare tutti quanti allo stadio a goderci quello che è lo sport più bello del mondo. Grazie a Francesco Carbone, in bocca al lupo per la sua carriera e ci risentiamo presto. Grazie a voi e più a di nuovo. Un abbraccio a tutti.